Da 12 anni all'Aquila il 6 aprile è anche il ricordo degli studenti che in città volevano scrivere il loro futuro, spazzati via i loro sogni dalla furia del terremoto. Uno dei simboli del terremoto dell'Aquila è proprio la casa dello studente, quella casa che avrebbe dovuto proteggere i loro sogni di giovani universitari. Di quella struttura beige, marrone e bianca, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo, oggi non è rimasto nulla e neanche sarà ricostruita lì. Rimane il ricordo, il piccolo monumento davanti. Oggi c'è stato un momento di ricordo anche lì, con dei fiori lasciati davanti al monumento realizzato davanti a quella che era la casa dello studente. 12 anni fa lì morirono Luca, Angela, Luciana, Davide, Michelone, Francesco, Alessio e Marco. È un modo per tenere viva la memoria di ciò che è accaduto, è un modo per continuare a lottare, a chiedere verità e giustizia non soltanto per loro, gli 8 che sono morti qui e tutti gli altri, no? Che ha perso la città dell'Aquila, ma per le nuove generazioni, perché quello che è accaduto non a causa del terremoto, ma per mano umana, come hanno sancito ben 3 gradi di giudizio del processo penale. A pochi passi c'è Piazzale Paoli con il Parco della Memoria. Per volontà dei familiari sarà inaugurato quando potrà essere aperto a tutta la città. Ma intanto lo striscione con i nomi dei 309 angeli è lì. Qualcuno ha portato anche dei fiori al ricordo delle vittime, raccogliendo l'invito dei familiari. In quel piazzale, dove 12 anni fa erano distesi corpi senza vita, i nomi saranno impressi sull'obelisco. Le future generazioni potranno ricordare. Alla cerimonia anche il presidente della regione Marco Marsiglio, assieme alle altre autorità. L'intera città dell'Aquila e tutto il cratere sismico, decine e decine di comuni furono devastati e le ferite ancora si vedono a occhio nudo, nonostante una ricostruzione che sta finalmente decollando, si comincia a rivedere una città restituita alla vita, palazzi che tornano a splendere di una bellezza che in alcuni casi da secoli non esprimevano più, quindi questo ci aiuta a sperare, a guardare al futuro con ottimismo, nonostante anche questo anno durissimo di pandemia che ha aggravato una situazione socio-economica già difficile da affrontare. Però siamo sempre stati capaci di risollevarci, lo spirito di questa città e di questo territorio è indomito e indomabile.